partita in nottata. La lettera del governo è in risposta alle osservazioni per una possibile procedura di infrazione da parte di Bruxelles. Le forze di maggioranza hanno trovato l'accordo al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri. Salvini non si oppone all'assestamento di bilancio, che però non è stato approvato, ma insiste su autonomia e flat tax. Entro dicembre verrà approvata la riforma del processo penale, finalizzata alla riduzione dei tempi della giustizia. Lo ha affermato al termine di un vertice a Palazzo Chigi il guardasigilli Bonafede, che ha sottolineato come la riforma dovrà riguardare anche il CSM e le carriere dei magistrati, da determinarsi sulla base di criteri meritocratici. Nicolas Sarkozy sarà processato entro la fine dell'anno e sarà la prima volta per corruzione di un ex presidente nella storia della Quinta Repubblica francese. L'inchiesta riguarda il caso delle intercettazioni. Secondo l'accusa, Sarkozy, attraverso il suo legale, avrebbe tentato di ottenere informazioni riservate da un magistrato. Nel calcio, gli azzurri, dopo la brillante vittoria contro la Spagna nella gara d'esordio dell'Europeo Under 21, non hanno concesso il bis. La sconfitta per 1-0 subita ieri contro la Polonia mette a rischio la qualificazione alle semifinali. Intanto oggi a Torino la Juventus presenterà il suo nuovo tecnico, Maurizio Sarri. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, serie di appuntamenti importanti. Ieri sera un Consiglio dei Ministri che ha messo a punto la lettera di risposta che abbiamo inviato all'Europa dopo le richieste di chiarimenti sullo scostamento dei nostri conti pubblici. E oggi il Presidente del Consiglio Conte sarà a Bruxelles per un Consiglio europeo che teoricamente si occupa di altro, ma naturalmente i fari sono puntati su un grande paese come l'Italia e sul rischio di una procedura di infrazione. Per evitare la procedura di infrazione l'Unione Europea ci ha chiesto numeri i più concreti possibili. Giuseppe Conte arriva oggi a Bruxelles preceduto da una lettera fondamentalmente politica. Siamo intenzionati a rispettare i parametri europei, dice il governo, ma questi parametri in realtà vogliamo cambiarli. Una fase costituente addirittura è quella che l'Italia chiede all'Europa. Europa che oggi e domani sarà impegnata soprattutto sul compito più urgente, i negoziati per stabilire chi ricoprirà le 5 cariche più importanti che vanno assegnate adesso, dopo le elezioni di maggio e prima di importanti scadenze come quella del mandato di Mario Draghi alla BCE che si concluderà ad ottobre. L'Italia spera di entrare in questo meccanismo decisionale, di far pesare il proprio assenso in cambio appunto di un atteggiamento più morbido verso la situazione dei propri conti. Ma partiamo senza aver approvato quell'assestamento di bilancio, una revisione concreta della situazione spese entrate all'incirca a metà anno, che avrebbe dovuto contribuire a rasserenare le prospettive sui nostri conti pubblici. Qualche cifra in realtà la portiamo a Bruxelles. Il nostro deficit, secondo i calcoli di Giovanni Tria, dovrebbe aggirarsi intorno al 2,1% del PIL, uno sforamento minimo rispetto a quanto concordato in autunno. Le entrate fiscali vanno meglio del previsto e le spese per le misure sociali più significative, reddito di cittadinanza e quota 100, allo stato attuale a metà anno, sono inferiori a quanto preventivato. Sulle prospettive per l'anno prossimo, da una parte Conte ribadisce che dal gennaio 2020 sono previsti gli aumenti dell'IVA per mantenere la solidità di bilancio, ma dall'altra sottolinea anche che il governo ha intenzione di avviare una revisione della politica fiscale, insomma si annuncia la flat tax. La trattativa è pronta per essere avviata, il governo appunto chiede una revisione generale dell'impostazione economica dell'Unione. Bruxelles però ha tempi molto più stretti per giudicare i nostri impegni. L'Ecofin del 9 luglio potrebbe essere decisivo e poi sull'Italia incombono i giudizi delle agenzie di rating che si succederanno da qui all'autunno. Allora, così quindi per quel che riguarda la politica economica e quindi gli impegni che Conte ha assunto, vedete, parte politica soprattutto più che sui numeri per ora le osservazioni che arrivano dall'Italia, ma naturalmente nel Consiglio dei Ministri non c'è stato solo questo, la riunione era complessa e ancora una volta ci sono stati punti di
consenso e di dissenso fra Movimento 5 Stelle e Lega. Naturalmente il tema sul quale ha insistito Salvini, che continua a battere soprattutto sulla flat tax, è l'autonomia di Lombardia, di Veneto e di Emilia-Romagna, che è uno dei temi di contrasto con il Movimento 5 Stelle. Forse arriva il servizio? C'è? Allora, e questo è naturalmente uno dei temi che continuano a tenere in contrapposizione i due alleati di governo. È durato poco più di un'ora il Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera all'invio della lettera a Bruxelles, ma che non ha votato l'annunciata bozza di assestamento di bilancio, che è stata solo discussa prima del CDM, con Salvini che si è messo di traverso nel timore di non avere abbastanza soldi a settembre per finanziare la flat tax. Se Lega e 5 Stelle hanno raggiunto l'accordo sull'Europa, le tensioni nella maggioranza si sono materializzate sull'autonomia delle regioni, in particolare su un emendamento a firma Lega che trasferisce la gestione dei fondi di sviluppo e coesione dal Ministero del Sud alle regioni. Emendamento che ha mandato su tutte le furie 5 Stelle, che hanno parlato di ricatto da parte della Lega, visto che il Carroccio sarebbe disposto a stralciare la modifica purché si proceda velocemente sulle autonomie. Il dossier sarà comunque esaminato nel prossimo CDM, dopo che il testo sulla riforma sarà discusso in un tavolo ad hoc che servirà a sciogliere tutti i nodi, come chiede il Movimento 5 Stelle. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al disegno di legge sul dissesto idrogeologico e la tutela del territorio. Il testo attribuisce ai presidenti delle regioni il compito di predisporre un programma d'azione triennale per salvaguardare l'ambiente. Approvato anche il decreto che riforma il Ministero dei Beni Culturali e che prevede, tra l'altro, la soppressione dell'autonomia per 3 musei nazionali, quello etrusco di Villa Giulia a Roma, il parco archeologico dell'Appia Antica e le gallerie dell'Accademia a Firenze. Allora, non solo questo, perché c'è stata una coda importante per il Consiglio dei Ministri, al termine ancora una riunione che ha visto impegnato il Presidente del Consiglio Conte insieme al Ministro della Giustizia Bonafede e a quello della Funzione Pubblica, Giulia Bongiorno. Si parlava naturalmente di giustizia. È ormai notte quando a Palazzo Chigi si conclude il vertice sulla riforma della giustizia, messa in coda di un'agenda di governo fittissima. Il vertice è andato molto bene. Entro dicembre approveremo una riforma del processo penale e civile che riduca i tempi della giustizia, dice il guardasigilli Bonafede, assicurando che tra Lega e 5 Stelle non c'è stata alcuna tensione. La riforma riguarderà anche il CSM, uscito azzoppato dall'inchiesta di Perugia, e le carriere dei magistrati, che saranno determinate in base alla meritocrazia, che, puntualizza il ministro, deve avere un ruolo centrale nella possibilità di ambire a ruoli apicali. Deciso anche il tetto massimo di 240.000 euro lordi degli stipendi dei consiglieri del CSM. Al vertice, oltre a Conte e Bonafede, hanno partecipato i due vice e il ministro della pubblica amministrazione Bongiorno. Era stato lo stesso Salvini a chiedere di fare il punto. Ci siamo concentrati molto sui tempi del processo e su come farli rispettare da parte dei magistrati, che devono essere messi in condizioni di lavorare, sottolinea Bonafede, e se il magistrato non rispetta le tempistiche possono essere previste misure di carattere disciplinare. Allo studio il taglio nei tempi delle indagini preliminari con una sola proroga. Rinvio invece di ogni decisione sulle intercettazioni. Per la Bongiorno è giusto prevedere sanzioni per chi pubblica le cosiddette intercettazioni gossip. Diversa la posizione del guardasigilli, è importante salvaguardarle come strumento di lotta anticorruzione. Allora, completiamo quest'ampia pagina politica registrando come ieri sia stata polemica fra i partiti di maggioranza Lega e Movimento 5 Stelle per una risoluzione presentata in commissione di vigilanza proprio dal Movimento contro il doppio incarico del presidente della RAI, Foa. E ancora Alessandro Di Battista, sempre Movimento 5 Stelle, ospite ieri sera di Lilli Gruber a 8:30, ha annunciato che è pronto a ricandidarsi in caso di elezioni anticipate. Ha fatto sapere che chiederebbe anche una deroga fra i pentastellati al limite dei 2 mandati parlamentari. Ci sono notizie importanti anche che arrivano da Forza Italia, perché Berlusconi ha nominato i 2 nuovi coordinatori nazionali. Uno è Giovanni Toti, che è l'attuale presidente della Regione Liguria, l'altra è Mara Carfagna, vicepresidente. Ecco, Toti, vicepresidente, questa è Mara Carfagna, naturalmente, vicepresidente della Camera.
Ancora in Italia, fra poco inizia la seconda prova scritta della maturità, una prova che quest'anno è particolarmente attesa perché è la novità dell'anno, la multidisciplinare che impressiona particolarmente gli studenti. Tanto per capirci, per gli studenti del classico ci sarà latino e greco insieme, per quelli dello scientifico matematica e fisica. Ieri intanto tra le tracce proposte agli studenti nella prima giornata, oltre il 30% delle preferenze pare sia andato alle tematiche riguardanti la grandezza e i limiti della mente umana. Molti studenti hanno optato anche per il saggio dello storico dell'arte Tommaso Montanari dal titolo Istruzioni per l'uso del futuro del patrimonio culturale e la democrazia che verrà. Vedremo com'è andata agli studenti. A Roma intanto c'è stata una nuova aggressione nel quartiere di Trastevere. Per chi lavora o va alle proiezioni del cinema America, che preoccupa molto gli inquirenti, hanno una matrice politica. La polizia è ancora sulle tracce degli uomini che 2 giorni fa hanno ferito e minacciato la ex fidanzata del presidente dell'associazione Piccolo America. Digli di stare calmo, le hanno detto 2 ragazzi. La seconda aggressione di matrice politica in 3 giorni nel centro di Roma e nel raggio di pochi metri. Intanto sono stati denunciati per violenza privata e lesioni aggravate 4 giovani che sabato notte hanno picchiato un gruppo di ragazzi perché indossavano proprio la maglietta del Cinema America, l'associazione che ha riportato in piazza il grande schermo nel cuore di Trastevere. Gli aggressori sono tutti appartenenti a formazioni neofasciste, Casa Pound e Blocco Studentesco, che poi sarebbero gli studenti di Casa Pound. 4 giorni fa stavano festeggiando l'addio al celibato del più grande di loro, 38 anni, parrucchiere in periferia. Secondo le indagini sarebbe stato proprio lui ad aizzare il gruppo contro quei ragazzi. Nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza si vedono i 4 giovani che vengono circondati. Hai la maglietta di Cinema America, sei un antifascista, gli gridavano contro. Poi con una bottiglia rotta si sono scagliati contro i ragazzi. Sarebbe stato un militante di Blocco Studentesco invece a dare una testata. Almeno uno di loro a precedenti penali. Qualche tempo fa aveva partecipato ad un altro pestaggio in un'altra zona di Roma. Nelle loro abitazioni sono stati trovati vestiti che indossavano sabato sera e simboli dell'estrema destra. A loro gli investigatori sono arrivati proprio dalle immagini delle telecamere, scandagliando i social. Prima ne hanno identificato uno, poi tutti gli altri, che nel frattempo hanno tentato di cancellare i loro profili inutilmente. Ma nel gruppo c'erano altre persone, gli agenti stanno sulle loro tracce. Intanto tutta la zona da ieri è presidiata dalle forze dell'ordine. Allora, c'è una notizia di questa mattina, di pochi minuti fa, che arriva dall'Iran. Le guardie rivoluzionarie avrebbero abbattuto un drone americano e questa notizia potrebbe far risalire la tensione in tutta l'area. Intanto dalla Francia arriva un'altra notizia, che il presidente francese Sarkozy andrà sotto processo per corruzione. Nicolas Sarkozy sarà il primo presidente della Quinta Repubblica a finire sotto processo, un record poco invidiabile che corona una carriera politica costellata di guai giudiziari. Il caso per il quale il leader neogollista non è riuscito, nonostante i molti tentativi ad evitare di varcare la soglia del tribunale, è la presunta corruzione di un magistrato, Gilbert Azibert, avvenuta attraverso il suo storico avvocato Thierry Herzog, allo scopo di ottenere informazioni coperte dal segreto istruttorio su di un'altra vicenda in cui era coinvolto quella legata a Lilian Betancourt, l'erede del gruppo L'Oréal. Nell'occasione la magistratura sequestrò alcune agendine private dell'ex presidente della Repubblica, attraverso le quali formulò contro di lui l'accusa di circonvenzione di incapace per aver usato i problemi di salute della Betancourt, dalla quale ottenne tangenti per il partito neogollista. Sarkozy venne prosciolto nel 2013. Azibert, anche lui a processo, per fornire le informazioni richieste avrebbe ottenuto una superpensione da godersi a Monte Carlo. Le intercettazioni permisero inoltre di scoprire che il presidente comunicava con il suo legale attraverso telefoni cellulari intestati sotto false identità. Il leader della destra francese era in passato finito nei guai anche per una vicenda di presunti finanziamenti ricevuti dal leader libico Gheddafi, che lo aiutarono nella campagna elettorale del 2007, con la quale entrò all'Eliseo. Il suo nome spunta anche nell'inchiesta sulle procedure d'assegnazione dei mondiali del 2022 al Qatar, una vicenda che ha portato al fermo martedì scorso di Michel Platini e di 2 stretti collaboratori dell'ex presidente, poi rilasciati. E ora negli Stati Uniti, dove Trump ha annunciato, ma la cosa era molto prevedibile, che sarà in corsa anche per il secondo mandato da presidente, 2020.
Keep America great. Manteniamo l'America grande è il sequel del Make America Great Again che lo ha portato alla Casa Bianca. Donald Trump non ha ancora uno sfidante, ma una promessa da fare agli americani. Sceglie non a caso Orlando, Florida, per lanciare la lunga campagna elettorale per le presidenziali del 2020. Stato per lui fondamentale già nel 2015 nel voto di medio termine, qui è riuscito ad arginare l'attacco democratico. Il discorso di Trump è un misto di esaltazione dei risultati ottenuti dalla sua presidenza. Solo George Washington, azzarda, è stato più amato di me, e di demonizzazione degli avversari. Sono guidati dall'odio, i democratici vogliono distruggere il sogno americano. Obiettivi privilegiati ancora l'ex sfidante Hillary Clinton, il procuratore speciale Robert Mueller, accusato di aver sprecato denaro pubblico per l'inchiesta sul Russiagate che non ha portato da nessuna parte, l'ex presidente Barack Obama e chiaramente il suo vice, nonché candidato alle primarie democratiche, Joe Biden. Sleepy, l'addormentato, come lo chiama Trump. Ma che i sondaggi danno avanti al presidente nella corsa alla Casa Bianca, anche se tra i democratici molti credono che la carta vincente contro Trump non sia Biden ma Bernie Sanders, il quale ha attaccato duramente il discorso di Orlando. Trump, dice il candidato socialista alle primarie Dem, vive in un mondo parallelo, un mondo nel quale non c'è posto per milioni di immigrati illegali che verranno presto rimpatriati, scrive Trump in un tweet, e per chi invidia la nostra economia, che forse è la migliore della storia del paese, l'America First, che tanto piace alla sua base, anche se manca ancora troppo al voto per avere numeri minimamente attendibili. E poi c'è lo sport. In attesa dei colpi del calciomercato, oggi ci sarà quello dell'allenatore della Juventus che verrà presentato ufficialmente, è Sarri naturalmente. Vanno male invece gli azzurrini, che erano partiti così bene agli europei, sono stati sconfitti dalla Polonia, ora tutto si complica. A volte il calcio sa essere spietato e non è sempre il migliore a vincere. Così in una serata no, l'Under 21 azzurra è uscita sconfitta dalla Polonia in un match dominato in lungo e in largo. Tre i cambi operati da Gigi Di Biagio rispetto all'11 che aveva sconfitto la Spagna, con Bastoni al posto di Bonifazi al centro della difesa e la coppia d'attacco Cutrone e Orsolini a rilevare Kane e Zaniolo. Sospinta dal gran dinamismo di Barella, dalle idee sempre lucide di Pellegrini e dalla genialità di Chiesa, incubo costante per la difesa polacca, le occasioni da gol si sono sprecate. Clamorosa quella fallita da Mandragora alla mezz'ora e che ha preceduto di pochi minuti il gol dei nostri avversari, nato da una punizione respinta dalla barriera e sulla quale Bielik ha pescato il jolly con l'aiuto di una deviazione che ha reso vano il disperato tocco di Meret. Una punizione ingiusta per la nostra Under 21, che dopo essersi vista annullare il gol del pari per l'evidente posizione irregolare di Orsolini, anche ad inizio ripresa, complice l'innesto di Ken, si è riversata nell'area avversaria difettando però di precisione. Ma anche sfortunata quando la gran botta di Pellegrini si è infranta sul palo a portiere battuto. Di Biagio le ha tentate tutte, inserendo anche Tonali e Zaniolo, ma col passare dei minuti la spinta azzurra si è affievolita, agevolando il compito della Polonia, che è così riuscita a condurre in porto un successo immeritato, grazie al quale comanda ora il girone a punteggio pieno. È dura ora per la qualificazione, poiché un eventuale successo sabato contro il Belgio potrebbe non bastare per proseguire il cammino in questi europei. Un eventuale altro successo della Polonia contro la Spagna, infatti, legherebbe i nostri destini alla differenza reti, in quanto solo la migliore tra le tre seconde classificate accederà alle semifinali. Poco meno di un anno fa, su un volo privato per Torino, c'era Cristiano Ronaldo. Ieri l'onore è toccato a Sarri, che alla Continassa ha preparato il suo debutto ufficiale. Le misure della sua nuova uniforme, che prenderà finalmente il posto della sua ormai celebre tuta, poi un giro alla ricerca di una abitazione in città. Fra poco ogni curiosità sulle sue idee di calcio verrà esaudita, attesi giornalisti da tutta Europa, e nel fine settimana un blitz in un'isola greca per un primo contatto con Cristiano Ronaldo. Ci sarà invece da attendere il 9 luglio, per il debutto in rossonero di Marco Giampaolo, 2 anni di contratto con un'opzione sul terzo. Ieri il comunicato ufficiale che anticipa di poco la sentenza UEFA sul Milan. Quasi certa l'esclusione dalla prossima Europa League, probabili il ripescaggio del Torino ed il passaggio della Roma al tabellone principale. Da Napoli, Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sulla campagna acquisti del club azzurro. James Rodriguez è apprezzatissimo da Ancelotti, ha detto il numero 1 partenopeo. Ha un prezzo alto, ma il sacrificio lo farei e come per il mio allenatore.
Meno probabile, almeno per ora, l'arrivo di Manolas. Ho perplessità per il suo carattere e poi la Roma dovrà abbassare le sue pretese economiche. De Laurentiis deve però resistere alle sirene del Manchester City per Koulibaly. Sarebbe pronta un'offerta di 95 milioni. In tema di sirene risuonano anche quelle del Paris Saint-Germain per due talenti italiani, Barella del Cagliari e Gigio Donnarumma del Milan. È invece decisamente triste la notizia arrivata ieri dalla Spagna. Luis Enrique, ex Roma, è costretto a lasciare la guida tecnica della nazionale per gravi problemi familiari. Già da ieri lo ha sostituito il suo vice, Robert Moreno. Fra poco Paolo Sottocorona con le previsioni meteorologiche, subito dopo c'è Omnibus, gli ospiti sono Simone Canettieri e poi c'è Gianmarco Centinaio, Nicola Morra, Andrea Orlando, Pietro Senaldi, Gianni Trovati, tutti con naturalmente Alessandra Sardoni. 13.30 il prossimo telegiornale, noi ci vediamo domani alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.